Che vergogna. Siete arrivati fino a fine legislatura, avete tirato per le lunghe questo provvedimento che è stato depositato nel 2013, che arriva in aula, anzi in commissione, il 4 maggio 2017 e dal 4 maggio lo portate in aula proprio solo oggi, il 21 giugno. Ma sappiate che nonostante i tempi ristretti, noi qualcosa la scopriremo. Avete trasformato queste banche nelle vostre lampade magiche che strofinate e via i mutui per tutti i vostri amici, tanto poi vengono impacchettati, nessuno scopre e paga chi è fuori dal vostro giro. Mi concentrerò sul gesto più ignobile che avete fatto in questa legislatura. Partiamo da dicembre 2013, Presidente. Banca Etruria è al collasso. Il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, manda una lettera al Consiglio di amministrazione della Popolare di Arezzo. Banca Etruria, si legge, è travolta in modo irreversibile da un progressivo degrado. Questo progressivo degrado è in corso tuttora, dice Visco, ed è indisturbato da 11 anni. Mi domando, ma se Visco avesse reso pubblica quella lettera, forse molti risparmiatori non avrebbero perso tutti quei soldi. O sbaglio? Quella lettera però non fu mai resa pubblica. A chi in quei giorni stava decidendo se comprare o meno le obbligazioni truffa di Etruria, complimenti, direi. Nessuno di quegli obbligazionisti poteva conoscere realmente ciò che acquistava. Qualcuno, colleghi, qua dentro pensa di poter fare quello che vuole di questo paese. Giocare con la vita delle persone, per i propri interessi personali, per un voto, per una poltrona, per un bonifico. Voi potete probabilmente anticiparci, raccontando menzogne e facendo credere ai cittadini cose totalmente false. Però nel lungo periodo la coerenza, l'onestà e l'impegno, vi ripeto, hanno sempre vinto e vinceranno anche questa volta. E voi perderete. Grazie. Vogliamo fare un elenco di quello che è successo, no? Giusto per dirle le due cosette che sono capitate. Per esempio, succede che il presidente della Consib ha fatto una dichiarazione che ha poi ritrattato, una deposizione poi ritrattata, nella quale tira in ballo niente meno che il comandante generale dell'arma dei carabinieri. È stato tirato in ballo il comandante dell'arma della Toscana, mica della Micronesia, della Toscana, che avrebbe fatto una rivelazione di segreto d'ufficio. È andato a dire a Lotti: guarda che c'è, stai attento a Romeo, perché ci sono delle intercettazioni, perché c'è un'indagine in corso. Per voi tutto questo non esiste, è sparito. Per voi è semplicemente una questione di rinnovo del consiglio di amministrazione. Voi è da mesi che dite che l'amministratore delegato Marroni se ne deve andare. E siccome Marroni non se ne va e non volete prendervi la responsabilità, volete che sia il Parlamento a dire al governo fallo. In questo modo l'italiano deficiente, perché evidentemente l'italiano secondo voi è un deficiente, non se ne accorge. La verità è che questa cosa che voi portate avanti è un'operazione di puro insabbiamento. Renzi non si deve toccare. Se anche volete insabbiarlo, comunque questa cosa salterà fuori. E noi saremo pronti davanti ai cittadini italiani per ricordargli ogni minuto quello che voi state combinando adesso. Oggi è il primo giorno di estate e siamo messi così. 40% di perdite di acqua nei tubi, siccità con danni alla cittadinanza e all'agricoltura, eccessive captazioni da sorgenti per usi non fondamentali, acque marine costiere inquinate per mancanza di depurazione e fognature, quindi scarichi a mare più pesanti nel periodo turistico, 15 anni di procedure di infrazione europee che nel governo e nei gestori sono riusciti ancora a risolvere. Per noi non ci sono più scuse e non accettiamo ulteriori rinvii su un tema così delicato. Grazie. Presidente, sono andato a Milazzo, al depuratore di Milazzo, che è un centro turistico che potrebbe essere un centro turistico fantastico, ma dove spesso i cittadini si trovano o i turisti si trovano delle bolle. Lo sa quanto ho trovato le Escherichia coli? Il limite era 5.000, l'Escherichia coli era oltre i 2 milioni. Questi sono i risultati di un mancato lavoro sulla depurazione. La Sicilia, la Campania, le regioni del sud e tutte le regioni che stanno sulla costa continueranno a perdere soldi a causa di questo governo che continua a ritardare da 15 anni, non questo governo dal 2013, ma da 15 anni le attività necessarie per uno sviluppo turistico regionale. Grazie. Per pagare con i soldi del canone anche la presentazione di un libro che, ripeto, è stato fatto per una casa editrice privata. Quindi ci vedo davvero un gravissimo problema in questo, e chiediamo alla fine che o per sanare la situazione vengano restituiti gli importi di questi soldi che sono stati presi per girare l'Italia e fare questi rendicontati in qualche modo, perché non sappiamo nemmeno la cifra, oppure credo che sia necessario anche per la Presidente dimettersi, perché credo che questa sia davvero stata una mancanza di stile assoluto che l'azienda di servizio pubblico non può permettersi. Secondo me è stato questa notizia è un danno d'immagine per la RAI.
ci sono due esempi che ci fanno capire come l'Unione Europea non sia altro che un randello finanziario. E l'euro non è una moneta, è uno strumento di controllo. Con la Grecia, che ha l'euro, si è fatto un ricatto del tipo: tu non sei più in grado di finanziarti sui mercati, allora ti presto io a tassi che decido io, tu poi li ridai a me e in cambio devi fare delle privatizzazioni, che poi casualmente sono state quasi tutte acquisite da aziende tedesche come la Fraport, che si è andata a comprare gli aeroporti. Con l'Ungheria e la questione dei migranti, che ha fatto un muro, si è gridato allo scandalo, ma l'Unione Europea non ha fatto niente. Perché? Perché la Grecia l'ha ricattata dicendo: io non ti do più un euro, sei rovinato. L'Ungheria non ha l'euro. Quindi alla fine il potere di coercizione contrattuale dell'Unione Europea si riduce a: se tu hai l'euro ti bastono con l'euro e ti tolgo la leva finanziaria, se non ce l'hai sto zitta e lascio fare. Se veramente voi volete un'Europa, allora invece di continuare a stare ad affidarsi al medico che ti ha fatto ammalare sperando che ti guarisca, molli quel medico e provi a ricominciare da zero. Ho finito. L'Italia sta pagando caramente il fallimento della gestione europea dei flussi migratori. Sono stati 181.436 gli arrivi nel 2016 e circa 64.000 dall'inizio del 2017. Per l'immigrazione l'Italia ha previsto 4,6 miliardi di spese in quest'anno, un miliardo in più rispetto al 2016. Gli aiuti dell'Unione Europea sono irrisori. L'ultimo stanziamento di 58 milioni corrisponde a circa il 3% dei 4,6 miliardi. Dunque, una mortificazione al principio di equa ripartizione delle responsabilità previsto dai trattati, pur essendo l'Italia un contribuente netto, vale a dire che l'Italia dà all'Unione Europea più di quanto riceve. Il regolamento di Dublino, pur essendo stato dichiarato morto, costringe ancora a rimandare in Italia più migranti di quanti ne sono stati ricollocati dall'Italia stessa in altri Stati membri. La volontà del Consiglio di bloccarne la revisione fornisce così il desolante quadro di un'Europa incapace di trovare soluzioni efficaci e condivise. Se il Consiglio continuerà ad essere espressione degli egoismi nazionali, a fallire non sarà solo la riforma del sistema comune europeo di asilo, ma l'intero progetto europeo. In un paese come il nostro, tutelare il patrimonio culturale significa tutelare la nostra identità e la nostra storia. Riteniamo corretto che sia prevista una disciplina organica delle condotte incriminate. Condividiamo altresì che siano disposte sanzioni edittali più alte. Nel complesso, tuttavia, ci lascia perplessi il fatto che, pur dopo analisi e studi approfonditi, il testo in esame nulla disponga sul piano educativo, al fine di prevenire le condotte criminose ai danni del patrimonio culturale. Si dovrebbe affiancare alle disposizioni sanzionatorie anche una vera e propria strategia educativa. Il coinvolgimento degli studenti in veri e propri progetti culturali, ad esempio, porterebbe al risultato di poter contare su cittadini preparati e attivi nella salvaguardia del nostro patrimonio domani. Ritengo che sia necessario predisporre un progetto ben più ampio e spero in un intervento più incisivo dei colleghi del Senato a riguardo. Annuncio quindi l'astensione del Movimento 5 Stelle sul provvedimento. Non è che non sono soddisfatto, sono soprattutto esterrefatto di come il governo venga qui in aula a un'interrogazione che chiedeva come erano stati investiti 50 milioni di euro iscritti nel decreto legge che serviva per rimettere un po' ordine alle zone terremotate delle quattro regioni colpite nell'agosto dell'anno scorso. Bene, ci è stato detto che di questi soldi neanche un centesimo è andato nella gestione delle zone terremotate, neanche un centesimo. Io non lo so se vi rendete conto e se uscite mai da questi palazzi dorati e fate una capatina in quelle zone, ma non è stato fatto assolutamente nulla. Le macerie sono ancora tutte per strada, tutte nelle città. E poi abbiamo i sottosegretari, i ministri, i presidenti del Consiglio che vanno a tagliare le strisce tricolore in quelle zone per 16 casette. Non so se vi rendete conto, ma le persone che abitano lì si fanno un altro inverno nelle baraccopoli, nelle tende. Le stalle non ce n'è neanche una tirata su. Viene impedito ai contadini e agli allevatori di costruirsi da soli le stalle. Allora smettiamola di fare i burocrati e cerchiamo di dare una risposta a questi cittadini. L'iniziativa dei cittadini europei, la ICE, per dire stop al glifosato, ha superato il milione di firme. Ma non possiamo fermarci, dobbiamo continuare a raccogliere le firme perché abbiamo tempo soltanto fino al 30 di giugno. E dobbiamo dare un segnale forte alle lobby, perché vogliamo un'agricoltura che sia libera del glifosato e un'agricoltura che limiti fortemente i pesticidi di sintesi.